Eder. Mech. Pallister. Questa mattina 5 gennaio. Mi sono svegliato alle 08:30 ed ho guardato il telefono cellulare che avevo messo in modalità vibrazione ed appoggiato sul letto vicino a me. Ho visto una chiamata delle ore 02:39 dal numero 4615. Ho chiamato questo numero alle ore 08:33. Ho lasciato squillare un bel po' e nessuno ha risposto. Preciso che non so di chi possa essere questo numero. Alle 09:08 ho chiamato la questura per avvertire di questa anomalia. La chiamo anomalia perché io di notte non ho mai ricevuto telefonate. Ho contatti con giornalisti, troupe televisive, Rai 1, Mediaset, che vengono a casa mia. Anche questa mattina sono andato in diretta su Rai 1 verso le 10:00. Nessuno mi ha riferito nulla che potrebbe essere di aiuto. Solo le solite chiamate in generale che mi chiedono se ci sono novità. Liliana ha decine di amiche. Decine e decine. Comunque sono ex colleghe di lavoro soprattutto. Potrei indicare la signora Nada, ex collega di lavoro di mia moglie, che potrebbe riferire quali possono essere le amiche di Liliana e con chi si incontra, con chi va a bere il caffè. Ho parlato con Nada questa mattina e lei mi ha detto che aveva parlato con una giornalista. Come le avevo suggerito io a seguito di domande che mi erano state fatte da dei giornalisti in data di ieri, mi avevano chiesto chi erano le amiche di Liliana ed io ho detto loro di chiamare Nada, che conosce le sue amiche. Lei andava a Barcola a farsi la camminata e poi in altri posti andavamo insieme, tendenzialmente in bicicletta, perché a me camminare non piace, mentre a lei sì. In bicicletta frequentavamo tutte le strade dell'altopiano carsico, pista ciclabile Couture, Costiera, Santa Croce, Muggia e tutta la provincia di Trieste. Andavamo anche in Slovenia ed in Croazia. Per raggiungere i luoghi citati partivamo da casa con l'auto e parcheggiavamo dove capitava, per poi prendere le bici. Generalmente il martedì non lo trascorrevamo insieme, il mercoledì ed il giovedì. In questi giorni avevamo le mattinate con impegni per conto nostro. A volte nei pomeriggi di quei giorni stavamo assieme. Tante volte Liliana mi diceva che a piedi si era recata in città. Generalmente ognuno faceva le sue cose. Il giorno 13 dicembre Liliana ed io abbiamo partecipato ad una cena a casa di un nostro amico, Christian. Durante la cena ho fatto alcuni video. Sono disponibile a consegnarvi questi video, che ho scaricato sul mio computer. In questi video c'è anche quello di Grado, dove lei viene ripresa in bicicletta. Comunque, siamo in attesa di novità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.